Giornata di festa sabato alla Bissolati, storica canottiere di Cremona città, presieduta da Maurilio Segalini. Ma per noi credo sia la più bella occasione dell'anno, nel senso che ci sono quelle che sono le nostre prospettive per il futuro. Tutti i nostri ragazzi e tutti i nostri sacrifici li facciamo perché vogliamo bene allo sport, ma vogliamo bene alle nuove generazioni per dare a loro un'occasione di vita, per stare in forma e per crescere bene. L'evento, un must della stagione sportiva del club, ora che l'attività entra in letargo, almeno per quel che riguarda il settore di sport all'aperto, è servito per ricordare i grandi trionfi della Bissolati ottenuti nella scorsa primavera ed estate e per eleggere in particolare i migliori atleti dell'anno. Su tutti Esteban Farias, capace di fare la coppiata europeo-mondiale nella canoa paralimpica. Miglior atleta bissolatino dell'anno invece Nicolò Fedeli, classe 1993. Tanti poi i premi speciali nei vari settori, come ha ricordato Daniele Poli. Sono 6 movimenti sportivi, 4 di acqua e 2 di terra. Canoa, canottaggio, che siamo i vertici italiani, europei e mondiali, e altri 2 settori che sono lo tennis e le bocce, che in pratica chiudono, diciamo, il nostro aspetto sportivo della società. Perciò questa giornata serve per poter premiare tutti, dai più piccoli ai più grandi, da chi si accinge a frequentare le prime gare ai più grandi che hanno vinto titoli mondiali, come i nostri Gentili e Cattaneo e la nostra Valentina Rodini. A proposito di Andrea Cattaneo, per il 4º anno ha fatto parte della rassegna mondiale, senza però scordarsi mai le origini. Per me è sempre bello essere qua, che comunque la Bissolati è la mia seconda casa, mi ha visto crescere fin da quando avevo 13 anni, quindi trovarsi ogni anno per la festa dell'atleta è bello, una festa, è una gioia. Un giorno di applausi dopo un anno da Leoni.